Eccoci qua ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti. Oggi non portiamo Minecraft, anche perché abbiamo riscontrato dei problemi con la modpack e quindi vediamo un po' o di risolverli oppure di portare un modpack completamente nuovo, dato che Artios ha gentilmente offerto insieme, credo, ad un altro ragazzo. Vediamo, io li lascio fare, tanto a me sia una cosa con l'altra mi va abbastanza bene, non ho grossi problemi. L'importante è che sia funzionale. Questa qui abbiamo riscontrato un po' di problemi con la query, un po' di problemi con un'altra mod, insomma, la rifacciamo a nuovo e buonanotte. Quindi oggi portiamo RimWorld, che è un gioco gestionale che a me piace parecchio, con la grafica molto particolare, però nonostante ci abbia questa grafica molto particolare è molto punitivo. Quindi noi andiamo a fare, io vi faccio vedere un attimino tutte le partite che ci ho fatto, e qui sono ore e ore, penso che c'è un centinaio d'ore sopra questo gioco qua, però è tanto che non ci gioco, quindi mi dovrò ricordare un po' le cose in italiano, ragazzi, che è già una grande cosa almeno per me. Qui abbiamo quattro scenari: lo schianto, tra di voi vengono svegliati nelle loro bare criptosonno dal rumore, dalle sirene e dallo stridio del metallo. Dallo stridio. Ok. Poi, riuscite a malapena a raggiungere le capsule di salvataggio prima che la nave vada a pezzi. Qualche tempo dopo atterrate su questo mondo sconosciuto sull'orlo della galassia, quindi siamo dei sopravvissuti. Comincia con tre personaggi scelti da 8. Io solitamente inizio con questo perché 3 mi sembra la media, diciamo, non troppo facile né troppo difficile. Argento 800, che è praticamente la moneta. Reazioni di sopravvivenza 50, farmaci 30, componenti 30, fucile da caccia, revolver, coltello, pantaloni e corpetto antiproiettili, elmo avanzato, animale domestico, casuale, acciaio e legno. Più rottame, acciaio e razione di sopravvivenza. Se noi abbiamo tribù perduta, la tribù è stata distrutta dalle grandi macchine sanguinarie mandate dagli dei. Solo 5 di voi sono riusciti a scappare. Ora è tempo di costruire la nuova casa. Quindi qui siete dei migranti, praticamente. Comincia con 5 personaggi. Ti dà un pochino meno roba, però ti dà argento, no, 200, quindi sì, meno roba, e siete più persone, quindi avete meno tempo per partire, perché però siete più persone, quindi costruite più velocemente, anche vi difendete anche meglio. Poi ricco esploratore, la gente ti dà del pazzo ad aver lasciato la tua casa sui mondi splendenti, sui monti splendenti, ma hai sempre bramato di esplorare le stelle. Questo è milanese. Al di fuori del neurosimulatore. Adesso siamo alla fine del lungo viaggio del criptosonno, mentre attendi su un mondo sconosciuto dell'orlo della galassia, per vedere come è fatto. Quindi qui ho un personaggio solo, io ci ho provato, ma è veramente difficile. Comincia la ricerca con torrette automatiche, che è buono. Hai 2000 d'argento, 30 di oro. Reazione di sopravvivenza 40, farmaci avanzati 30, componenti 30, fucile a impulso, che è buono, animale domestico 400 acciaio e 300 legno. Questa a me mattina più che altro fucile a impulso, che non l'ho mai provato, però uno solo, come ti attaccano e lo feriscono è morto, cioè finita la partita, è un casino ragazzi. Poi nuda brutalità, eri sotto anestesia, che è una droga, per un piccolo no, anestesia, anestesia cazzo, anestesia per un piccolo intervento chirurgico. Pensa che sta a fare l'intervento chirurgico questo. Essere svegliato in una capsula di salvataggio schiantata sul lontano pianeta. Sei ignudo, solo, totalmente impreparato. Ma come, mi fanno l'intervento chirurgico e poi mi buttano su un altro pianeta ignudo? Quindi, nuovi arrivati, la tua fazione sarà nuovi arrivati, comincia con un personaggio e niente. No, questo è impossibile, ragazzi. Io farei lo schianto, che mi sembra. Questo mi sembra un pochino più sempliciotto. Farei questo, lo schianto con tre persone.
Poi la narratrice abbiamo, che sarebbe l'IA, quindi la sfiga in persona, ne abbiamo tre. La prima, infatti questa ti manda eventi casuali, abbiamo il classico che è Cassandra, ti metterà sotto pressione con eventi pericolosi, poi ti darà un attimo di respiro e quindi tornerà a sfidarti ancora una volta. Poi abbiamo Killax. Ad alte difficoltà colpisce duro come gli altri, però ti darà un sacco di tempo tra le calamità per costruire la tua colonia. Quindi questo te lo manda, diciamo, con più tempo tra una disgrazia e l'altra, però mena più forte. Poi abbiamo Randy Random, che lui te le manderà random, la roba. Veramente casuale, a volte ti manderà gruppi di eventi estremamente difficili o sbilanciati. Maggiore eccitazione al costo di sacrifici inevitabili. Quindi questo è il classico. Però questo te le manda. Crea eventi nella storia in base ad una classica curva di incremento. Quindi questo, diciamo, forse è quello più equilibrato. Questo picchia un pochino più duro, però ti dà parecchio tempo. Giustamente faccio lei. Questo proviamo con il classico, però facciamo medio. Rimworld, vabbè, non sono le prime armi. Facciamo difficile. Proviamo difficile, non l'ho mai provato difficile, al limite si ricomincia, ragazzi, se è troppo difficile. Io faccio 100%, semi casuale, alto distretti facciamo, tiè. Precipitazioni normali, temperatura normale, population normale. Ah, queste sono un po' tutte le mod che ho messo, non so se funzionano tutte. Vediamo. Saranno una trentina forse di mod. Non dovrei vedere se funzionano tutti. Poi in realtà ho visto anche della roba che non mi serve, perché per il royalty che non ce l'ho, quindi royalty di Texon non serve. La mod royalty l'ho chiesta agli sviluppatori, l'ho chiesta oggi, quindi vediamo se me la daranno, ma sicuramente non in tempi brevi. E io vorrei una roba un po' popolosa, ma non troppo. Tutte sta gente, questi sono nemici, ragazzi. Questi sono neutrali, credo. O no, forse i blu sono amici. Ah, questo è neutrale. Viola sono neutrale. Ah, sono ostili pure loro. Ostile, è tutto ostile. Ma allora, cioè, il meglio che mi vada è neutrale. Andiamo bene. Allora io vorrei una zona un po' chino di montagna, ma non troppo. Che qui sarei troppo chiuso e non potrei costruire, dovrei scavare un monte. Però nemmeno qua, perché poi trovo tutto spianato e non trovo risorse. Proviamo qua. Andiamo. Poi scegliamo, vediamo un po' cosa abbiamo. Questo non mi piace, questo non mi piace. Allora, forse il più bellino è questo qui, però ricerca 0, artigianato 0, che mi va bene.
Diplomazia 7 che mi serve, medicina 3, ma però è appassionato. Impara al 150% in più. Cucina appassionato, questo mi. No, però aspettate, salute, mascella. Ha una mascella idraulica. Cicatrice morso. Efficienza 81%. E morso. Dolore più 4%, efficienza 93%. Ma è che hai messo proprio benissimo, benissimo. Allora, questo tanto, questi vanno cambiati. Questo c'è un po' di tutto, c'è la ricerca 7, c'è un sacco di. Questo mi piace perché c'è un sacco di interessi. Allora, lui la cucina è 3, lui 2, però c'è la. Questo di alto c'è solo la costruzione, però c'è un botto di interessi. Però ragazzi. Dolore per 140, impatto sociale più 20. Questo non capisco che cos'è. Non ce n'è uno sano. Uno sano, senza problemi. Anche questo non è male, però sta signorina. Questo è interessante, però. Già lui è messo male, ne vorrei uno sano, almeno due su tre sani. Anche lui ha un sacco di interessi, ricerca ce l'ha lei, ricerca, diplomazia ce l'ha lui, medicina 5, diciamo che va anche bene, qualcuno che sappia sparare, c'ha lei che c'ha 4, no, ho cambiato quello di cinema, va bene, ne troviamo un altro allora, mi sono sbagliato. Questa è una diplomazia né medicina, però c'ho il tiro che mi serve e ricerca alta. Diplomazia ce l'ha un pochino lei, ma io direi che potremmo anche andare bene così. La ricerca ce l'ha lei. Va bene. Sly, Betty. Tutte donne, Cristina. Andiamo. Tutti donne. Poi qualcosa devo levare, ragazzi, che ho visto. Quella della rotoi, questa qui non mi serve, per esempio. Umanoide alien, poi ce n'è una di un culto strano, che quella va, poi le devo provare per vedere, perché non le ho provate. Tra di voi si risvegliano le loro bare criptosonno, tra le sirene del metallo che si squarcia, riuscite a malapena a raggiungere capsule e salvataggio prima che la nave vada a pezzi. Qualche tempo dopo atterrate su un mondo sconosciuto, dell'orlo esterno. Niente, intorno a voi si schiantano i pezzi dell'astronave distrutta. Iniziate a pensare come sopravvivere. Oppure come morire. Allora, pausa subito. Vediamo la zona. La zona mi piace perché c'è un sacco di grotte. Nelle grotte si trova tanto male, ma delle volte anche tanto bene. Bisogna un po' vedere. Allora, per riampliarsi non c'è tantissimo spazio, bisogna scavare. C'è un po' di st queste strutturine qui che sono carucce, che fanno parte anche queste di una monda. Pure sti colori giallognoli, verdognoli. Vabbè, qui, questo spazio qui, ci abbiamo l'acqua vicino che si può sfruttare. Non abbiamo tanto spazio, però, perché
quello di spazio ne serve tanto, eh. Qui siamo un po' troppo strettini, però. Almeno qui bisognerebbe fare qualcosa qua. Vabbè, al limite scendiamo, ragazzi. Allora, tanto questo chi è? Camacho, Camacho. Ragazzi, si possono cambiare anche i nomi, se volete me lo dite, vi do i vostri nomi. Allora, biografia, la mischia, esce la mischia, 20, coltellino, poi biografia, tiro in mischia, uguale, e slide. Più mischia, però c'ho 8 di mischia, ma quell'altro c'ha 0. Quindi famo che te comunque ti prendi il fucilotto e te ti prendi il pistolotto. Allora, aspetta un attimo che devo cambiare i peli al mouse, mi sa. Si blocca, ormai ce l'ho pronta all'uso. Allora, e ti prendi il pistolotto. Poi calzoni, io mi metto corpettino, pure il caschetto va. Allora, poi questi li rendiamo tutti. Autorizziamo tutto il trasporto, tutta la robina. E io posso intanto di trasportare qualcosa? No, perché non abbiamo il deposito. Allora, il deposito. Io farei prima una cosina. Intanto facciamo tutta la struttura per vedere un po' come organizzarci. Questa si potrebbe pure sfruttare, però c'è sta grotta che non è che mi fido tanto, però è chiusa, quindi da qui dentro non può entrare nessuno, quindi qui si potrebbe pure fare così. E questa, tanto facciamo il progetto, ragazzi, per vedere come potrebbe venire fuori il discorso. Qui si potrebbe addirittura fare così, qui lasciamo, non so, un passaggino, qualcosa. Oppure si potrebbe anche chiudere in modo tale che. Facciamo così, ah. Perché non so, non mettendo la parete se me la considera chiusa o me la considera aperta, perché se me la considera chiusa anche la parete del, diciamo, qua che cos'è, inizio di una montagna, non so di cosa, della grotta, di quello che vi pare, se la considera come casa chiusa, cioè si può anche sfruttare. Quindi io qua potrei chiudere così, qui andrebbe almeno così. Più o meno per capire dove fare anche le zone di scarico, eccetera, eccetera. Poi qua verrebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, larghezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, solitamente le stanze le faccio tipo così. Ci devono andare 4 letti.
Già sto prendendo un po' le misure, per capire. Mobilio, letto, sì. Allora, qui ce ne andrebbe per dire uno, ipoteticamente. Poi faccio attaccare perché poi tanto lo sposterò qui. E quindi, diciamo, più o meno vorrebbe essere così. Quindi questa tutta la linea va qui. 7. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Lasciamo un corridoio di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi 6, anche troppo. Cinque, sei, sette, otto. Quindi questa si può fare anche un pochino più avanti. Vai Cristiana, un 5, po'. 6. Ok. Si può fare ideologicamente una strutturina così. Con un corridoio, forse anche un po' troppo grande sto corridoio, però è anche inutile fare delle stanze enormi. Anche volendo da 4, si potrebbero fare. Tipo farla partire da qui. E qui fa una roba tipo così, però allora devo smontare tutta questa roba qui e non sfrutto questa parte qua. E questa allora va eliminata tutta. Quattro, cinque, sei, sette, otto. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Allora ancora di uno. Voglio essere abbastanza preciso perché di spazio in realtà non ne abbiamo tanto, perché sembra tanto, ma quindi si potrebbe far così. Qui poi smonto tutto in modo tale che mi prenda anche le risorse. E poi qua, ok, va bene così. Poi qui se vogliamo fare qualcos'altro, magari di più grande, perché la cucina faccio abbastanza grande, si potrebbe fare tipo 1, 2, 3, 4, tipo la cucina così, una roba ma anche troppo grande. Facciamo così la cucina. E qua la cella frigorifera. La cella frigorifera la voglio fare grande perché a riempirla si fa presto. E poi qui si potrebbe anche continuare esternamente, sia di qui che di qua. Quindi per il momento qua si potrebbe anche far chiudere. Anzi, facciamola così. Poi una porticina qui, una porticina qui. Qui si può fare così. Qua verrà la cella frigorifera, la mettiamo così. Qui poi la dividiamo tutte stanze. Poi da questo lato non mi posso espandere, tranne che questa zona qui magari la lasciamo per fare una coltivazione di alberi. Poi qui ci verrà un altro affarettino. Altre stanze, 1, 2, 3, 4. Magari da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi verrà un'altra roba di questo tipo qui. Tipo anche così. E quindi questo spazio qui lo lasciamo per le coltivazioni. E poi non le voglio spostare. Una volta fatte mi voglio già portare avanti col lavoro, in modo tale che poi non devo spostare più niente, perché poi qua se cominci a dover spostare tutte le volte le robe è un casino.
Allora, vediamo un po'. Quindi la prima cosa che facciamo in realtà sono le zone. Facciamo un deposito. Deposito magari bello bello grande. Si vorrebbe fare anche tipo così. Questo però lo leviamo. Poi lo chiuderemo con calma. E uno sono due. Ho me le si fatte bene, grazie. Deposito. Facciamo un deposito, poi tanto va chiuso. Per ora facciamo così, poi gli lasciamo anche un pochino più di spazio di qua, però non so se qui possono passare, però è pericoloso perché di qua in realtà possono passare, quindi questo va chiuso bene. Poi zona agricola la faremo, ne faremo parecchie, magari non troppo grosse perché siamo in pochi per il momento. Due, ce ne stanno tre. Proprio non mi posso allargare se le faccio da poi vicine. Facciamo così. Ok. Quattro. Cinque. Sei. Allora, vediamo un po', qui abbiamo un po' di mode, quindi si può fare un pochino più di roba. Mais, poi patate va bene, e riso che sono quelli principali. Poi mettiamo anche quelle delle mode, qualcosina. Ah, questa sì, l'ho fatta. Poi questa ne vorrei un po' di più, la mettiamo qua. Va bene, ti metta lì, poi quando saranno in grado la faranno. Anche il cotone non sarebbe male, il bambù non sarebbe male. Dov'è il cotone? Quindi abbiamo messo patate, riso, carota. No, scusate, che cacchio leggo? Patate. Ah, il mais è sotto allora. Ok, mais. E questa che mi è sparita? Mannata. Si è offesa, andate via. Allora, mais, riso, patate. Poi carote, la pianta curativa. E il cotone io ne faccio, però non li vorrei perché sennò mi passano tutto il tempo solo a coltivare, non fanno altro se ne metto troppe. Però mi servirebbe anche il, non c'è, forse lo devo studiare insieme agli alberi, l'avevo studiato. Ah no, la bambù, eccolo qua, il bambù per fare qualche pavimento e risparmiare un po' di legno. Poi lavoro, gli ordini, diciamo di tagliare tutto il che c'è da tagliare, taglia tutto, dai, disbosca il mondo, poi tanto li coltiviamo qua gli alberi, faremo un campo di alberi di pioppeto. Poi questa l'eliminiamo, tanto questa era solo discorso di progetto, questo lo lasciamo e facciamo anche questa zona qua. Deposito, qui ci mettiamo già tutto il cibo, secondo me è anche un po' piccolo, io lo farei anche un pochino più largo, lo so che c'ho,
delle volte esagero, però che poi spostare una volta che è tutto costruito è un macello, quindi siccome mi ci sono trovato là, ecco, così già un pochino meglio. Quindi ordini, diamo gli ordini. Allora, il marcio no, il fresco sì, il cibo sì, il pemmican va bene, manufatti io ci metto solamente le medicine che magari mi durano un po' di più e la droga no, tanto spero di non doverla usare mai. Il medikit, che non so se serve il refrigerato, a parte che adesso non è refrigerato ma lo sarà prima o poi. Materie prime no, oggetti, parti del corpo direi anche no, armi, abbigliamento, edificio, l'unica cosa i corpi, però solo quegli animali. Rottami niente, edifici niente, abbigliamento niente, armi niente. Quindi cibo fresco, cibo, cibo marcio no, manufatti solo medicine, ok, e oggetti e tutto il resto niente, tranne vabbè i corpi di animale. Poi invece il deposito 1 gli mettiamo tutto tranne il cibo, quello che praticamente abbiamo messo là, lo leviamo di qui. E poi vabbè, il medikit potrebbe andare anche qua, però magari mi dura di più. No, aspetta, sto sbagliando. Tra un attimo. Questo no, cibo no, manufatti no, tutto il resto sì. L'unica cosa che leviamo e le carcasse di animali no. Poi in realtà sì, il medikit dai, li mettiamo di qua, tanto non penso ci abbia a che fare con la temperatura. Poi vabbè, non c'è tanto modo di temperatura, quindi è inutile farsi problemi. Le medicine le mettiamo di qua, magari così occupano anche un po' meno spazio. Medicine. Però le erbe mediche, vedi, però comprende anche le erbe mediche. Le erbe mediche invece appassiscono, allora le metto, le lascio, dai. Ehi Artio, ciao Leonardo, ciao Artio. Oggi niente Minecraft ragazzi, perché praticamente dobbiamo un po' modificare la mod pack o addirittura farne una nuova, perché ci sono alcune mod che non vanno, quindi va un po' rifatto la mod. Fortunatamente Artio si è offerto, non so, magari Artio mi sembra insieme anche un altro ragazzo, quindi vedremo un po' come fare. Io gli lascio carta bianca, tanto se c'è, voglio, se la mod non funziona è inutile star lì. Poi comunque il server è aperto, se volete giocarci intanto che aspettate non ci sono problemi. Sto veramente studiando, quindi non mi trattengo tanto nella live. Attimo, ma fai come vuoi, senza problemi, se devi studiare ci mancherebbe, vai tranquillo, non ti preoccupare. Allora, no, io il deposito glielo ho messo, quindi loro mo trasporteranno la roba piano piano. Che sai che fa? Guardi e vai, no? Questo va lentissimo, sarà perché cicciotto? No, mi sa che non gliene frega proprio nulla. Allora, questa è la loro priorità manuale, più che altro è quello che loro sanno fare.
come si chiama? Desmond Rice. Poi ragazzi, se volete che posso cambiare anche i nomi, se volete che mette i vostri nomi, me lo dite. Questa con la fiammellina vuol dire che a loro interessa, quindi io glielo seleziono, anche se non sono bravi, però vuol dire che hanno degli interessi. Quindi se io glielo seleziono, vedete che dà rosso, rosso perché non sono bravi, hanno 2 punti su 20, mentre per esempio questo ha 11 punti su 20. Però hanno la fiammellina qua che si vede, perché vuol dire che sono interessate, quindi vuol dire che se glielo faccio fare loro cresceranno come punti di esperienza molto velocemente. Quindi io glielo metto, poi magari faranno dei casini, perché magari uno che non è bravo a costruire lo mette a costruire, può fallire la costruzione e sprecare risorse. Io qua gli ho dato un incipit su come costruire la struttura. Vedete che loro gli dico dove costruire, è il progetto praticamente. Loro piano piano costruiscono. Ok, non bisogna esagerare perché comunque bisogna mettersi al riparo abbastanza rapidamente, perché altrimenti rimaniamo scoperti, perché qui ci sono raid di animali, di persone, di gente, di casini. Qua se non ci sbrighiamo ci mangiano in testa proprio. Quindi poi questa qui era già una struttura delle macerie, le levo e mi danno comunque delle risorse se le levo. Poi le colonnine qui sono belline, ma in questa posizione non mi servono, quindi io levo ciuccio. Questo sta piantando. Allora, queste sono delle zone di piantagione. Io qua gli ho detto di fare il mais, qui devono fare le patate, il riso, eccetera eccetera, carote. Perché devono mangiare, devono cucinare, devono dormire. È un gestionale di sopravvivenza. Quindi, ed è spietato. Nonostante ci abbia questa grafichina molto allegra. Ma questo, ma te, ma cosa stai facendo? Me lo spieghi, perché 3 ore che non fai niente, lavoro. Mo' mi do le restrizioni io, sì. Mi dà il lavoro e poi qualche ora di tempo libero, se no danno di testa. Famo 3 ore, poi vi aumenterò a 4, perché ho visto che almeno 4 ore le vogliono. Questo già cosa chiudi qui che devi smantellare? Non me, sta mettendo il tetto qui. Ma io vedo uno che lavora. Questo perché guarda, chi è? Desmarais, assaggiatore, mazza, capito la panza, no? Assaggiatore di che? Che non c'è manco il cibo, assaggi l'aria. Allora, lui non costruisce, perché se no si sciupa, non fa agricoltura, non scava, non taglia le piante, non fa forgiatura, non fa sartoria, non fa artigiano, che fa niente questo. Ma che ho preso? Solo cucina. Magna, cucina. Magna, cucina e ricerca. Bene, ho preso un inutile proprio. E slime per sapere? Questo va a funghi. Sta facendo i funghi questo. Mushroom, funghi. Bravo. Ah, sta seminando comunque. Va bene, dai. Allora, la prima stanzina è fatta, anche se è un po' grossina però come stanzina. Noi andiamo su architetto, ci sono tutte le strutture. Dobbiamo fare prima una stanzettina con 4 letti. Facciamo le camerate perché famo prima, però quanto è grande sta stanza, che mi sembra un po' grandina, un po' troppo grandina. Vediamo un po' strutture. Bisognerebbe in realtà, perché poi loro devono guardare come cioè funziona così. Non è che se faccio una camerata con 10 letti ci metto 10 persone e sono contento. Ognuno vorrebbe avere la sua camera, il suo mobilio, e la decorazione, la pulizia, guardano un sacco di cose. Perché qua abbiamo per esempio i bisogni del colono,
Vedete, queste sono delle aspettative basse, ottimismo iniziale, padrone di Grace, che non so chi è Grace, non c'è qui Grace, ambiente sgradevole meno 5. Quindi hanno cibo, riposo, svago, estetica, comfort, aria aperta, umore. Quindi c'è varie cose. Quindi bisogna un po', se no danno di testa, non, dopo non li controlli più e succede un casino. Quindi, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6, vabbè, mi sembra più grande. Ah, impressione mia. Allora, facciamo intanto la camerata da 4 letti. La facciamo così. Mettiamo ognuno il suo comodino. Poi la cassettiera la faremo qui, ma non, perché qui poi ci viene l'uscita. La cassettiera la mettiamo poi. E andiamo avanti anche il tempo. Poi la una porta per entrare almeno. Poi vorrebbero pure, mettiamo, no, vaso di fiori, mettiamo due torce al momento perché non abbiamo l'elettricità. E questa è, diciamo, dove loro possono dormire. Poi ne va fatto un altro dove sarà l'infermeria e un altro dove sarà la prigione, perché noi, diciamo, possiamo anche catturare le persone che fanno il raid, oppure quelli che ci attaccano, quelli che ci vengono a visitare, eccetera, eccetera. Possiamo sia addomesticare che catturare e mangiare gli animali. Bellino il koala. Però è sempre rischioso, perché se vi fanno danno, poi dopo bisogna andare in infermeria, e bimbi, e bla bla bla. Molto complesso. Quindi qui ogni cosa che si fa va ragionata. Allora, io mando avanti un pochino più velocemente, tanto gli ordini ce l'hanno. Te vai in giro a fatti i cacchi tua. Ma perché l'ho preso sto colono io? Non è il fatto che non faccio niente, il fatto è che io l'ho preso, la cosa preoccupante. Qui sta tagliando gli alberi, questa è la massima velocità. Possiamo anche ridurla un pochino, perché sennò vanno troppo veloce, non ci capisco niente. L'unico che lavora è Camoscio, Camoscio d'oro qua. Camacio, per gli amici Camoscio. Vedete, ogni cosa che fanno servono delle risorse. Quindi loro o le prendono perché sono già state tagliate, o se no vanno tagliate. Vedete, con un coso con due tronchetti ci fa praticamente un muro per ora di legno. Poi si può fare di legno, si può fare d'acciaio, si può fare di tante strutture, di tanti materiali. Chi è che muore? Chi è che muore? Che soffre? Sentito un animale che soffre. Lui Sly sta tagliando. Praticamente siamo in due, ragazzi. Il terzo magna e basta. Perlomeno spara. C'ho la pistolina, ma non c'ha neanche un buon tiro questo. Manco spara bene. Allora è notte, loro dormono all'aperto perché non ha finito ancora la stanza. Io gli posso dare la priorità a sto punto. Quando si sveglia, do la priorità di fare sta stanza qua, perché almeno non dormono all'aperto. Poi questo colorato, questi praticamente è il resoconto dei coloni, e questa barra qua è la loro praticamente salute mentale, e insomma i suoi praticamente la sua salute generale. Vedete che Camoscio qui ha già mangiato senza tavolo, scomodo, dormito all'aperto, al freddo, dormito a terra, dormito sgradevole, eccetera. Quindi Camoscio già soffre. Allora dai priorità a questo progetto qua, a questo punto. Raccomandate, non fare un cacchio, accidenti a te quando ti ho preso.
metterò fissa a cucinare. Appena sarà pronto la cucina, sarà pronta tra un bel po'. Non è molto centrata la porta, eh. Ah, io vorrei cancellare la porta. La facciamo. Strutture lo facciamo qua. Via. Vabbè, un po' c'è. No, ma non è centrale neanche qui. Uno, due, tre. Allora ne faccio due. A me le cose asimmetriche mi danno un po' fastidio. Fai le porte, ma sì, crepi l'avarizia. Camoscio, vieni. Fai le porte, poi fai i letti, almeno dormite stanotte a letto. Questo pianta tutte le piante e va bene. Semina le piante, pianta le piante. Bravo, ma ecco, finisci il lavoro, cioè, dove vai? Va a prendere legna a 7.000 km di distanza, ci vorrebbe. Ma questo almeno scavi. Puoi almeno scavare, non manco. Questo è acciaio, metallo compatto. Allora, va bene anche che semini, però se te porti un po' di legno nella zona di scarico che è questa qui, violacea, almeno lui evita di farsi 7.000 km tutte le volte. Ok. Fallimento. Perché fallimento, Camoscio? Scusa, eh. Allora, uno non fa niente. Camoscio, costruzione. C'ha uno. Quest'altro c'ha uno. Ho messo veramente bene, ragazzi. Porca boia, che cosa ne ho scelto? Ma è uno schifo totale, scelto. Camoscio. Il camoscio, no, che slide, chiude. Non c'è niente, cosa chiudi? Ok, costruito. Parerà anche lui piano piano, eh. 2, voglio vedere ogni quanto fallisce. No, per ora su 4. Ah, riservata Sky, allora fai questo. Vabbè, lui è andato su. Se, ma almeno il trasporto te. Ma neanche, ma come è possibile anche il trasporto? Sozzo. Vai, un letto fatto, la torcia l'ha fatta. Qui sono vasi di fiori, non è il gabinetto. Ecco, ci vorrebbe una mole per il gabinetto. Allora sì. Non c'è. Hanno 3.000 bisogni, ma il bisogno di fare i bisogni non ce l'hanno. Fattorizza, pappa buona. Qui ci vuole il banco da macellaio. E prima di arrivare a fare la cucina, bisognerebbe farla qua in realtà. E questo è un progetto che tanto andrà per le lunghe. Quindi bisognerebbe fare una mini cucina qua, tanto per, e poi finisci il lavoro gentilmente. Necessità di legno. Allora io farei una cosa. Manderei lui solamente a a tagliare piante, che spero intenda il trasporto anche. Quindi taglio piante riferito a
battere o tagliare le piante indicate. Vai a tagliare, bravo. E lui va a costruire, facciamo così. Mi finisci sta qua? Ok, tre letti li abbiamo fatti. Ne facciamo un quarto. Poi qui magari facciamo la cucina, poi la spostiamo giù. Necessita legno, capirò. Perché vai a tagliare lassù che c'è 3.000 alberi qua? Dove va? Ah, va magnano, va bene. Anche qua, se facessero un viaggettino invece di tornare a mani vuote, no? Quanti ce n'è ancora? 40. E li puoi portare in magazzino, grazie. Così evitiamo di far chilometri inutili. Ah, lui li porta già, questa è la zona frigorifero, ma molto, molto alla lontana. Allora, me lo fai sto cacchio di letto? Sofferenza? Ti voglio chiamare sofferenza? Su. Crollo leggero. Capito, ragazzi, abbiamo cominciato ora, mannaggia. Vai. Bravo, chiudi qui. Ok. Chiudi. Poi va fatto anche il pavimento in realtà. Che questo pavimento qui è tutto rotto. Quindi pavimentino. Facciamo questo perché è l'unico legno che abbiamo. Lasciamo il pavimentino. Vedi che adesso vanno a letto. Poi l'ambiente diranno che gli farà schifo perché c'è il pavimento rotto, perché qui, perché là. No, ragazzi, accontentatevi. Poi facciamo velocemente una cucina piccolina. Pavimento tanto, poi la stanza servirà anche per altro quando la sposteremo, ma io la cucina avrei intenzione di farla qui. Energie, bla 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 bla, mobilio, vediamo un po'. Produzione. Facciamo un fornello a legna. Poi ci sarebbe anche quello elettrico, ma noi elettricità non ce l'abbiamo. E banco da macellaio, queste sono le cose che mi interessano. Sì, all'esterno, ma poi sarà all'interno. E poi mobilio, dobbiamo metterci la sedia perché aumenta la produzione. Poi va messo un tavolino e ci mettiamo 4 sedie. Per ora gli basta così. Caccio, fai un lavoro, finisci il lavoro. Vedi, se entri, gli disturbi il sonno, quindi si lamentano. Ho capito, ma li mortà. Ma li mortà. Perché loro vanno a fare altri lavori, perché io dovrei fare questa cosa qua. Invece di stare a dire tutte le volte, se io faccio questa cosa qui, elimino sto progetto,
Loro non si distraggono. Io l'ho lasciata perché sono un po' le misurazioni che ho fatto. Vabbè, lo rifarò, eh. Io le volevo lasciare perché così ho già tutto. Ho già tutte le misure. Però tutte le volte mi tocca di rifare questo pezzo qui invece che roba random che non serve. Poi il pavimento va fatto anche qua. Che vitaccia, eh! Le smarais, mamma mia. Ok, va rifornito. Almeno la metto a cucinare. Meno quello. Prima che mi marcisca. 95 di 100. Graffio e zampa, morso, puma, graffio, puma. Quindi abbiamo un puma vicino, ragazzi. Bello, possiamo anche vedere come muore. Il perché muore. Quindi avere un puma vicino non è una grande cosa perché prima o poi ci attaccherà. Attaccherà il cane. Molto probabilmente. Poi va fatta altre due stanze come questa. Va fatta l'infermeria che è importantissima e almeno una stanza di reclusione. Allora, intanto fai una cosa. La puoi rifornire così lei magari. Però mo adesso questo è lontanissimo, gli torna male perché tutte le volte deve andare a prendere le risorse qua in fondo. Quindi leviamo pure questo. E per il momento lo mettiamo qua, piccolino. Dobbiamo per ora. Ci mettiamo fresco. E tutto il resto lo leviamo. Tranne carcassa di animali. Ok, magari lasciamoci un'entrata. Che c'è? Visitatori? La famiglia Jaila sta visitando la colonia. Sembra che abbiano qualche oggetto da visitare. Questi sono naturali. E poi nuovi amanti. Addirittura. Sly ha provato a corteggiare Camacho, elogiando la sua capacità di combattimento corpo a corpo. Doppia illusione. Questa. Che buon combattimento corpo a corpo che hai. Questa è una doppia. Illude qualcos'altro secondo me, eh. Camacho prova attrazione ora l'amante di Sky. Quindi allora gli va fatta una camera da soli. Bene, così un rompimento di balle in più. Ha fatto il letto matrimoniale. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giusto, questa è da 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, da 6. Allora facciamo anche questa da 6. E quest'altra pure, le volevo tutte uguali. Allora qua, vabbè, la zona frigorifero per il momento, poi cambieremo. Però non è che questa mi sembra più grande, però, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, tutte da 6. Quindi qui va fatta un'altra stanza con letto matrimoniale, un pochino più addobbata o addobbita. Tickete, tickete, va levata tutta sta ambaradan, va messo
il cero qua ci vuole, il vaso dei fiori, che poi in realtà levando questo poi va spostato tutto, quindi è inutile metterli adesso. L'unica cosa che va messo è questo qua. Ok. Allora, Camacho, che stai a fa? Camacho. Sky che sta a fa? Taglia, lui taglia. Abbiamo anche un po' di legno di Ironwood. Ironwood. Ma che è de ferro? Legno di ferro? È legno di ferro? Almeno piove, non dormono al bagnato. Signorina, lei? Ah. Vabbè, ma sei totalmente inutile. Cioè, lei non può cucinare. Lei l'unica cosa che fa è cucinare. Ma in realtà non cucina perché non trasporta. Ma allora sei totalmente inutile. Io questa la. Appena ho un soggetto in più, la esilio. Ma essere anche per esiliarla adesso. Solamente che se capita un combattimento, un'arma in più fa comodo. Una persona in più che spara fa comodo. Però è totalmente inutile proprio. Questo che cos'è? Sintilene. Che cacchio è il sintilene? Ora si lamenteranno perché c'è della roba in camera e niente, non l'è levata. Ah, commercio. Allora, il commercio, chi ha diplomazia alta riceve un trattamento un pochino migliore. Lei c'ha 5 di diplomazia, fai qualcosa, la vita sozza. Tiè. Con Alessia. Bello Alessia, mi piace. Allora, il cagnosso non lo vuole. E possiamo vendere componenti che ci servono, non possiamo, i farmaci non possiamo, e le razioni non possiamo. Questo non so che cos'è. Cos'è comunque non abbiamo soldi. Quanti soldi abbiamo? Non dovremmo avere 800? Vabbè, comunque non vende quasi niente, non. Regalo, mi fa un regalo? Offro il regalo, eh no. Voglio un regalo. Nel caso. Possiamo andare anche un pochino più veloce. Quindi lei l'unica cosa che poteva fare è cucinare e non fa neanche quello. Io quasi quasi la manderei via. Perché comunque ci consuma cibo, risorse. Allora io farei così. Te manda a casa perché tanto. Però la biografia mi sembrava buona perché. C'ho un sacco di interessi, costruzione, però non ho visto che costruzione incide anche sul trasporto, però. Artigianato, agricoltura, non mi interessava perché tanto
c'era praticamente un'altra persona che lo faceva. Psichicamente sordo. Psichicamente sordo. Ragazzi, però non fa niente questo. No, però la costruzione io la posso pure mettere. No, in realtà per fare le fa, non c'è assolutamente zero, zero. Però zero vuol dire che fallisce in continuazione. Purtroppo che non trasporta e non trasportando come fa a cucinare? Chi cucina? Chi trasporta? Chi cucina allora al posto suo? Lui? Lui c'ha interesse anche per l'agricoltura, però vabbè, l'ho messo al taglio piante al momento. Quindi vediamo ora così se lei fa qualcosa. Se la caccio. Quanto dormono questi? Oh, manca un orario. Che ore sono? Sei, sesta ora. Sono le 6 allora? In che senso? Sesta ora di cosa? Di quando? I visitatori se ne stanno andando. Settima ora, sono le 7 allora. Allora, me lo fate prima che marcisca 9200. Morta da 2 giorni, marciranno tra 8 ore. Come fate a farlo? Me lo fate marcire? Marcito, perfetto. Quindi notte 8 ore, tra 8 minuti marcirà questo. 0,8, 8 minuti. Va bene, non serve più. È marcito. Indeterminatamente. Marcio, marcio. Io non so se è sempre buona, però. Comunque sta costruendo pure lei, eh. Non male. È qualcosa. Almeno qualcosa fa. Poi potevamo sfruttare questi muri, però vabbè, tanto le risorse le prendiamo ugualmente. Bravo, questo che porti via subito. Lepre impazzita. Allora, la lepre quando impazziscono gli animali, tutti ti attaccano, dici, ma la lepre cosa fa? E in realtà rompe le balle anche la lepre, perché ti mordicchia, gli stinchi, dà fastidio. Ecco, l'ha preso pieno, ma allora sei scemo, eh. C'è anche il fuoco amico, ah, l'ha preso pieno. Ah, l'ha preso pieno però. No, o non l'ha dato o non l'ha preso. Io ho visto che ha sparato e è stato ferito subito. Allora, la lepre ce la portiamo a casina. Te vai in infermeria, facciamo un letto da infermeria qui. Mettiamo in infermeria. Poi abbiamo un po' di legno scuro, Ironwood. Sì, perché non me lo segna magazzino 339? Ok, quindi potrei fare anche un pavimento, tanto per consumarlo. Nero. Volevo un pavimento nero, nero. Poi letto. Un po' di luce di candela. Poi
poi mettiamo i fiorilli. Posso anche cambiare fiore? Belle le rose, mettiamo le rose. E poi mettiamo anche mobilio. La cassettiera. La mettiamo anche qua. E poi altre cose. Ci si potrebbe mettere delle sedie, un tavolo, ma anche quello. Le metto, poi piano piano si devono anche studiare le robe da mettere. Allora, me lo comandi, ordini. Allora, mascella creatura, ripetere fino ad avere X. Poi, ordine, posto semplice. Passo buono e all'infinito ribaso, ma fate voi. Allora cucini qualcosa, la fai, meno male. Pensavo che non trasportava, quindi non prendeva neanche roba. Ma è Ambrogio qua? Ti dovresti andare qui, eh. Vai, vai che ce l'hai il legno. Costruisci su. Vediamo un po'. Mangiate senza tavolo. Vuole dormire con Sky? Un attimino. Dolore leggero. Ambiente sgradevole. Affamato. Violazione di svago. Dobbiamo fare anche gli svaghi. Molta calma. Comunque stanno tutti messi peggio che mai, eh. Allora, facciamo, gli diamo un pochino più di tempo libero, 4 ore. Oh, Camacho è tornato piena salute, meno male. Quindi abbiamo praticamente 3 stanze da finire. Ce l'abbiamo fatta fino alla stanza. Ok, stanno facendo il pavimento. Io ho completato qualcosa. Sto levando anche le colonne. Cosa mi dà la colonnina? Ardesia. Allora, perché sembra che ti tratterrai per un po'. Pensa che Desmerais pensa che dovresti dare un nome alla fazione. Quale azione? Anem, no, allora Amen piuttosto. Amen. Pensi che dovresti dare un nome a questi insediamenti, che sia Grazia. Infatti ci dice. Che è sta nebbia? Agli articolli? Che succede? Dove viene sta nebbia brutta? C'è un motivo? Ah no, nebbia, semplicemente. Riduce la precisione delle armi a distanza, bene. Fa piacere. Fa molto piacere. Al cibo che ha cucinato è già finito. Anche questo mi fa molto piacere.
Qua non stiamo coltivando più una ceppa, giustamente perché io l'ho fermato a solamente a tagliare gli alberi, ma neanche quelli bastano. Quindi lavoro e gli rimetto questo, che cos'altro non mi interessa, gli rimetto tutto, eh. Animali, costruzione, minchia, però sono tutte costruzioni, sono tutti rossi, ragazzi, come si fa? Almeno uno che costruisca bene ci vuole, se no è un casino. Ma la musica che fine ha fatto? Non è che era una grande musica, ma almeno c'era. Anzi, ma me lo finite in una stanza, per favore, me la finite. Una, non dirmela tutte. Cioè, tre stanze a metà. Sta nebbia, non ci vedo un cappello manco io, un po'. Vabbè, ma uno finisca le stanze almeno, no, non è finito. Allora, vabbè, qui ora dobbiamo fare l'orto perché altrimenti rimaniamo senza cibo. Cosa succede? Estate. Non cresceranno con il freddo invernale, ma se c'è scritto estate. L'estate è iniziata. Abbastanza cibo. Ah, perché poi dopo arriva l'inverno, cioè giustamente devi mettere più possibile cibo. Compra, ruba o crea qualche eschimo. O congelerei quando metterai il piede fuori. Praticamente ce la fa qualche. Vabbè, ma abbiamo tempo. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi? 10 gennaio, 5500 giorno 1. Beh, bello, 10 gennaio è un bel mese, mi piace. Camacho in depressione. Perché in depressione, ragazzo? Fortemente affamate, magna, ma chi te dice un magnato? C'è lì la roba, magna, no? Ne fate ste cacchere di sedie, così non vi lamentate che dovete mangiare in piedi, perché poi si lamentano, ma le cose non le fate. No, in depressione non lo posso più controllare, bene. Quindi farà quello che gli pare. Dice fortemente affamato, magna. C'è 22 razioni. Almeno lei non può lavorare costruzione, almeno lei non può lavorare costruzione. Manca il legno. Ragazzi, tagliate il legno. Almeno che non l'hanno già tagliato tutto e non gli ho dato l'ordine. Poi abbiamo selezionato una fraccata, l'abbiamo già tagliato tutto, mannaggia. Vai, infinito proprio, disboscare all'infinito. Poi vabbè, devono anche seminare perché non è che vedo una situazione molto positiva qua, ragazzi. Ancora non ci hanno attaccato. Tutto questo senza attacchi, eh. Questa erbicina qua ci serve, la raccogliamo, che è quella medica. E Camacho, ciao. Gruppo Sina si potrebbe anche cacciare, è il nostro rischio e pericolo. Le brutte si caccerà, ragazzi, c'è qualche cinghialotto. Però non vorrei che attaccandone uno ci attaccano tutti.
me c'è questo dubbio atroce. Allora, era più importante mi facevi altro, mannaggia a te. Questo non, cioè se lo taglio così lo elimina, ma non raccoglie legna perché è ancora piccolo l'albero. Eccolo il ride. Gli spadoni. Oh, qui c'è altro cibo, eh. Perché l'ha cacato laggiù? Allora, io orto zucche qua. Abiti logori, dolore forte. Dipendenze da ambrosia. Cucina 0, agricoltura 16. Vabbè, a me questo giro, cioè lui fa, non mi piace molto perché c'è costruzione che mi serve, stazione che mi serve, però poi non c'è altro. Tira e mischia, non c'è niente. Però lavoratore agile, però lo prendiamo, ce lo prendiamo, lo catturiamo. Poi ci vogliono settimane per convincerlo, non è che. Mo' vediamo quando si avvicina. Se non crepa prima di avvicinarsi. Mo' ci pensa un attimino, poi ci attaccherà, eh. Aspetterà la notte, comincia l'assalto. Dov'è? Sta cacchio di nebbia. Oh minchia, è già qui, ma che velocità c'era questo? Allora io posso attaccare solo con due. Allora te gli spari e quello col coltello naturalmente è quello che magari mi poteva servire di più in questo momento. Ma però l'ha preso, eh? L'ha preso, buono. Ok, non si è avvicinato, perché se si avvicina poi con le armi da mischia è un casino, perché poi con la pistola non lo colpisce più. Cattura, vai. Non può catturare. Minchia, però cattura, vai. Ah, ah, è manca il letto. Merda, 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 un attimo. La posso fare a letto con noi? No. Non ho il letto, ragazzi, porca boia. O lo faccio il volo qui. Intanto non me lo fanno al volo, schietta prima. O faccio dormire alla ghiaccio loro, ma poi vanno nel casino. Niente, non ho. Purtroppo non ho la stanza. Questo mettiamo di nuovo, che sennò si drogano. Vabbè, lasciamolo morire pietosamente lei alla ghiaccio e chi se ne frega. Purtroppo non c'ho le stanze. Mi spiace, vabbè, mi poteva anche servire. Non è che se vi do la priorità me lo fate al volo, necessita materiali. Farla al volo. Non ci fosse lui che ci dava la mano, forse ci si faceva pure, ma in due. Intanto fanno conversazione, si salutano. Allora, me lo puoi fare un letto al volo? No. Porca boia, ancora manca legna. Ma mi spieghi perché va un po' come cacchio ti pare? Qua da tagliare non c'è altro?
questi in basso. Ok, perché non sono abbastanza cresciuti ancora. Ma quanto ci mette per te? Questa ne ha già tagliato uno, quell'altra ancora ne taglia uno. Lui ne ha tagliato questo già. Mamma mia, stai proprio celebro laser, mamma mia. Non sta più depresso. No, sporcizia, Ambrogio, fammi. Dai, letto. Puoi taglia. Da qua non ce la tagliane uno. Taglia. Non ci si fa, tanto. Questa c'è crepa sotto mano. Ma vai sicuro come se piovesse. Chiudi, se no questo scappa pure. Basta folletto, ragazzi, su. Ma dove va? Ma fammi questo, lascia stare il legno. Allora, tanto te ci metti 70 anni, lo puoi prendere? Cattura, non può catturare. Ah, dobbiamo prima far questo, ok. Allora, medico per i prigionieri, non posso farlo perché è più aperto ancora. E te muovi a fa sto muro, t'ho detto 20 volte. Magni domani, magni, ma non è il momento di magnare. Sì, però è testone, eh. Io ci ho detto due volte, fa il muro. Ma perché mi fai la pianta se ti dico di far muro? Dove vai? Ma come non niente legno? Porca maiala. Ma mi prendi per i fondelli? Ma come niente legno? Fammi il muro! Dove vai? A letto, non è il momento di andare a letto. E mi fai il letto, ma sei scemo, al muro! Sì, ciao, buonanotte. Porca boia, che difficoltà per fare un cacchio di muro. Cattura. Nessun letto, mo mettiamo il letto. Oh, mo me l'ha dato, infermieristico. Ci vuole il letto per loro, infermieristico. Valla prende, fai un altro letto. No, questa fa, mamma mia, questa per aver tagliato un albero tra un po' va in delirio psicotico. Oltre che metterci 20 anni per tagliare l'albero. Allora, l'importante è avercelo messo. Poi va curato. Allora. Lei non ce la manda a prendere roba perché è lenta da morire. Emergenza medica, ma va? Non avrei mai detto. Che allora, chi è che si intende un po' di medicina qua? 5 0 1 a te tocca. Emergenza medica, vai. Che gli va? Ma ragazzi, non ci hanno una roba fatta e finita.
Poi, volendo, noi possiamo fare relazioni piano piano, con molta pazienza. Relazioni e dirle se rompere il ghiaccio, chiacchierarci oppure cercare di arruolarlo nelle nostre fila. Buio. E se stai al buio, dormi meglio, no? Meglio bene manco al buio, di notte, mentre dormi. La lucina accesa. Per cento, cos'ha lui in realtà? Dolore allucinante, fortemente affamato, cella orrenda, abiti logori. Vuole anche la cella bellina. E minchia, gli ha dato le razioni però. E non ci abbiamo altro. Allora, qua le patate le sono seminate, almeno quelle e tutto il resto no, mi fa piacere. E hanno anche il mais, per il momento potrebbe anche bastare. Poi lui potrebbe anche morire, eh. Slide, rischio di crollo grave, che ti devo dire? Avete 4 ore di svago, non vi basta. Ok, me lo puoi fare il letto? No, perfetto. Come no? Ma c'è un po' di legno, perché non mi puoi fare il letto? Legno, quanto legno vai per fare un letto? Conforto psichico, mastilo. Ok, sono più, quei coloni sono più contenti. Emergenza, crollo, crollo, emergenza, emergenza, crollo. Io posso dirvi al momento mi terrei questi tre. La radice curativa mi serve, ma tanto la non me lo pianta. E qui questo mi serve per fare i vestiti, però lo possiamo fare anche questo più avanti. Teniamoci questi tre per ora. E basta. Non ci mette veramente troppo. Poi queste piantine qui potete anche buttarle, che vi dà cibo, no? Se non vi fa schifo proprio, eh? Oh, bravo, almeno stanno finendo qualcosa. Questo porta via. Bravo. Quindi mo c'è da levare anche questi. Uno, due, quattro. Ma li friggi anche, li metto. C'è da levare questi perché poi ce la fa la benedetta stanza matrimoniale. Anche qua pavimento, sì, lo possiamo fare ancora nero, ci abbiamo un po' di legno. No, con calma, no, una stanza finita, yeah!
poi volendo il pavimento pure qua, guarda che sciccheria. Già notte? Lui bisogna, ragazzi, nulla? Lei ne ha un crollo totale, non sta a fare un cappero. Chiara che era un pochino più bravo in medicina. Camacho, ma lui? Ah niente, ci va The Smalights. Così. Gli è preso, ci vuole andare lui. No ragazzi, questo è levato perché se si risveglia scappa diretto, eh. Ci lasciate la roba accanto alla porta, con la porta aperta. Mi sa che come prigione non è che funzioni tanto, eh. Quindi questo e questo si può fare medico e questo si può fare per i prigionieri. Questo che fa? Ah, sta smantellando la porta. È a rischio di crollo grave, cosa vuoi fare? Ti metto al tempo libero. Vai, fai un po' quello che ti pare, che cosa ti devo dire? Vedi, gli ho messo il fiorellino. Secondo la convenzione di Ginevra, ogni cella deve avere i fiorellini. Qui come siamo messi male? Però qui non è che l'hanno proprio finito di piantare. Beh, comunque ci dovrebbe bastare, appena cresce. Qui come è messo? Dolore estremo ancora. Dipendenza da ambrosia, che già perdita di sangue gravissima, colpo d'arma da fuoco, però sta curando. Un altro colpo d'arma da fuoco, un altro colpo d'arma da fuoco e un colpo d'arma da revolver. Minchia, si è preso 4 proiettili, questo torso, braccio, stomaco. Come fa a dire questo? Possibile. Perché questo si sveglia tipo alle 3 di notte e fa tutto, gli altri dormono per 20 anni? Urshki, chi è Urshki? Un gruppo di Urshki abbandonati o persi si giravano per la zona, sembrano vietati al contatto e si stanno unendo alla colonna. Ma Urshki, cos'è l'Urshki? Ah, si vede Naski. Urshki, Aski, ah, Yaski. Ma pure questi mangiano. Ma li vende però, primo che gli interessa. Io capisco, non, io vorrei fare una colonia di umani, non di aschi. Uschi, io dicevo uschi. Nelle vicinanze è fioruta l'ambrosia.
Però taglio piante e non me la raccoglie. Bisogna aspettare che sia pronta. Yushki. Adesso Yushki. Belli però Yushki. Ma sono già domesticati allora. Chi è che c'ha la domesticazione buona? Animali 3. Animali, animali 2. Animali 2, nessuno, ottimo. Ah, bravo. E si uniscono da soli. Questo è il capo husky. Questo è il lupo. Vabbè, è proprio in casa venite. Ma questi si mangiano tutto. Qui come siamo messi? Male. La vedo un po' criticuccia faccenda, perché almeno trovassimo un bel po' di queste bacche, che molto per me ci sono a giro. Poi le devono, le mele. Ciao le mele, che bisogna vedere anche quando le vanno a raccogliere loro, perché ci andrà a fare il funghetto, la meletta, no, le rose si potrebbero pure mangiare, le rose in casi critici, no? Funcelte alle rose. C'è un fallimento grande, ti voglio bene, Smalice. Oh, c'è tutto in progetto di costruzione e non tirano su niente. Oh, ho chiuso. Che succede? Perché sento sghigni? Guarda il lupo. Il lupo si sta. Vabbè, finché si mangia il topo, va bene. Ma me lo posso anche rubare? No, si è magnato proprio. Lei è ferita, ma non credo, perché la potrei anche attaccare. Che vedrai, questo qua mi attacca anche i cani, eh. Venite un attimo, ragazzi, risolviamo un futuro problemino. Ecco, magari non gli andrà proprio sul musetto. Bisognerebbe che spara e poi qualcuno si ferirà, guarda. Ma dai, ma come non l'hai preso? Ma te spara, inutile carcassa di umana. Guarda che piglia lei, ma non. Sì, perché tanto poi mi attacca i cani. E poi si magna, oh. Nel dubbio si magna. Questo è un altro? Non vorrei che si. No, questo è un husky, sono uguali, cazzo, da dietro. Io macellerei subito. Questo non va neanche a curarsi, se ne sbatte proprio. Ma scegliamo, bravi, così ci pigliamo pure la pelle. Io non sono mai contento quando ammazziamo un animale, però. Qui si tratta di vita o di morte. Con tutti sti cani, guarda quello che mi entra. Vendetta di lupa adulta. Ma chi?
Ma quella che è morta, ma è morta. Insomma, ci facciamo abbastanza pasti, eh. Una truppa ce l'abbiamo messa. Comunque con quanta difficoltà costruiamo, mannaggia, con quanta lentezza. Io capisco che ce la fa tante cose insieme, siamo in tre. Però, mamma mia. Poi. Ce la fa sta roba qui, su. Ce la fa sta cosa qui, dai. Sono già finiti i pasti, era un po'. Poi qui va, una volta che è cresciuto va anche raccolto, eh? Non è che raccolgono in due minuti, ci vuole il suo tempo. Poi anche qua bisognerebbe farci un tavolino, perché così una volta che si sveglia lo mangiano qui direttamente. Bisognerebbe far così, poi bisognerebbe anche qua mettere il tavolinetto, perché comunque si devono trovare una cella di loro gradimento. Qua bisogna metterci il letto, non lo faranno mai sta roba, ma tra 100 anni forse. Qui abbiamo detto il letto matrimoniale, letto reale, la madonna, d'oro? Oro? Ma che va a fare il letto d'oro? Ma sei scemo? Ma neanche, cioè siamo in un'apocalisse praticamente, sta a fare il letto d'oro? Ma che film hai visto? Poi ce la fallo carino, ce la fa questi. Poi che ne so, ci vuoi mettere anche la sedia a far redo? Anzi, se potrebbe fa anche una cosa, svago, dato che non ce l'hanno. Gli posso anche mettere una scacchierina. Ma sì. Da quando comincia sempre la cosa più inutile. Allora, strutture, porta, facciamo attacchi e tac. Non abbiamo risorse di un cappero praticamente. Anche perché non li portano in magazzino. Questa come arredamento un po' grossino. Poi queste vanno portate in magazzino. Questo tutto va portato in magazzino con grande comodo, ragazzi. Bisogna andare a caccia, perché siamo nella cacchetta. Abbiamo 7 razioni laggiù. Camacho, ti tocca andare a te. Ci metterei 70 anni, ma da qui a che arriva in base se le mangiate tutte, secondo me. Sky e Ambrosina qua. Da mettere il fiore. Vieni un attimo qui. Bisogna andare un attimo a caccia. Proviamo a ammazzare un cinghialotto, va. Pure te. Fa la furba. Allora, mettetevi qua. Spara il cinghialotto. Spero che non venga a tutti. E uno, seccato, su.
Meno male non volevo sparare bestie, io. Yeah. C'è la mira, ragazzo, andiamo. Non prendere quelli grossi. Matto. Ma tanto. Andate un pochino più vicino, no? Si spara a questo. Ok, non esageriamo perché poi dopo non volendo assemmarci la carne. Ammazzati un paio, tre. Ma non farà mai trasporto e l'ha trasportato. Vai, e anche ce n'è un altro. No, sto solo sanguinando, ma non ce n'è un altro. Sicuro? Ne ho occupati tre. Cioè, li abbiamo finiti tutti, ma occupati solamente. Vabbè, l'importante è mangiare. Ambrogio? Chi è che è andato a prendere la roba? Ah, nessuno perché l'ho fermato io? Chi è che ho mandato a prendere roba? Scusate, lui? Ma l'ha presa? Non ci sta a capire più niente. Vabbè, finiamoci. Qualcuno porterà qualcosa. Non so chi. Ma lui, forse, no. Ma non già... Ma che cazzo, ci capisco più nulla! Non porta a sfruttare farmaco. Non porta a sfruttare farmaco. E non porta a sfruttare farmaco. Vabbè, lascio lì. Che ti devo dire? A parte che farmaco, perché non c'è il farmaco, lo mettiamo molto probabilmente, non l'ho selezionato. Medikit, sì. Per quello non lo trasporta. Vabbè, tanto è lì accanto. Io non ho capito alla fine se l'ha prese, se non l'ha prese. Vabbè, tanto lei sta facendo da mangiare, che è la cosa importante. È l'unica che fa così per il momento. Poi Sly, ce la fai? No, non ce la fa. Allora, vediamo un po' ordini, altri alberi, tagliare, tagliare. Perché dobbiamo fare il tavolo di ricerca più presto. Dovrei fare anche una piantagione di alberi. Madonna, che casino è? Sono morti? Sono morti, ma pure morti tutti qua. Dove vai? No, vaimi a prendere, sei morto, soccorri. Cioè, praticamente non li ho praticamente ammazzati, li sto facendo morire nella peggior maniera possibile. Spara a questo punto. Ma fai un po' più vicino. Vai un po' più vicino. Complimenti. Vai un po' più vicino. Oh, ma che cacchio. L'ha fatta, oh, è un centimetro già l'ha fatta. Vabbè, comunque io ho fatto fare una fine bruttissima, mamma mia. Mi vergogno. No, non consuma.
trasporta cinghialo. Ah, qui la Punzen si è svegliata, vai. Magna. Oh, ancora le sedie qui non me l'hanno fatte dall'inizio del gioco che gli ho chiesto di fare le sedie. Beh, comunque con questi cinghiali dovremmo essere a posto. Ah, cosa fa? Pesche. Pesche e carne suina. Una delizia, proprio davvero chef. Poi ci vuole anche qualcuno che pulisca, perché c'è un sudicio che fa vomitare. Che fa? Mele e, ah, mele e carne suina già ci dice. Già è un buon piatto. Vabbè, ora momentaneamente abbiamo risolto il problema del cibo. Che è successo? Errore? Quindi lui mo adesso va solo convinto. Reclutamento. Chance di reclutamento 88%, difficoltà di reclutamento 42%. Astinenza ambrosia, me la glielo do sicuramente. Ambiente brutto, dolore forte. Poi tenterà forse anche di scappare, molto probabilmente. Mettiamo un pochino più veloce, rischio crollo grave. Io gli ho dato tutto il tempo libero che vuole. Privazione tra di svago. Dormitore orrendo. Senza tavolo sono disturbato. Senza tavolo io quanto è che ti fa le sedie, ancora non me le fanno. Ok. Conforto psichico cessato. Non è che sia proprio ottimo lui, eh. Diplomazia, ricerca e cucina 0, però costruzione, estrazione, agricoltura, animali ce l'ha buono. Quindi diciamo che no, non spara molto, però. E mi potete fare qualcuno le sedie, per favore? In zona abbiamo finito anche gli alberi, mannaggia.
ci vedo al magazzino, perché poi l'ho fatto lontano, perché poi la struttura arriverà fino laggiù. Qui c'è un po' di sangue, non nostro, ma hanno fatto un casino con quei cinghiali maledetti. Bisognerà poi pulire tutto. Quanto sangue in corpo ha un cinghiale che fa sto casino qua? Me le fate le sedie? Perché non mi fanno le sedie? Ma che sedie ho scelto? Scusi, mi fai rimettere? Di sedie ce n'è una sola. La skill richiesta per fare una sedia, ma stiamo scherzando? Ma stiamo a scherzare? Sedia di tavolo di Sintilene. Facciamo fare Sintilene, voglio vedere che viene fuori. Prova. Guarda, Sintilene ce l'hai, eh? Ce n'hai a pacchi. C'è a pacchi, ce n'è un pochino. Ok. Sei già stufato. Non me lo costruisci. Non la capisco questa cosa, sinceramente. Quindi io a vita devo mangiare in piedi? Però poi non me la costruisce, boh. Poi anche questo mi sta lasciando dei buchi. Allora, chi è che volevano? Intanto io ci rimando, anche se non è totalmente pronta. Chi è che voleva dormire insieme? Era Sly e Camacho? Sly e Camacho, guarda, così almeno non rompite più le balle. Però ho finito almeno il pavimento. Il pavimento dov'è? Lo ripiglia, lo leva, lo rimette. Capisco perché ste cavolo di sedie non me ne fanno. Qual è il problema di fare delle sedie? Dai, fammi ste sedie, su. Le comincia e poi le molla lì, non me le fa più. E poi mi dice che c'ho la skill bassa. Per fare una sedia c'è la skill bassa. Stiamo scherzando? Mobilio. Le sedie sono abbastanza importanti. Sedie. Proviamo con questo. Risorse insufficienti in depomattina, non ti preoccupare.
Vediamo un po'. Capisco perché non me le comincia, ma non me le finisce. Il legno ce l'ha, un po' di che non ce l'ha. E non lo fa. Deve essere una morde che... che rompe le palle, secondo me. Costruzione. Camacho c'ha 3. Vabbè, questi c'hanno 2 e 2. Vabbè, c'hanno la costruzione bassa. Per fare una sedia. Non penso ci vai ingegnere. O l'architetto forse è meglio. Però nonostante questo è una sedia, porca boia, fammi sta cacca di sedia. Che è che ha 3, ma non gli basta? E Camacho che ce l'ha un pochino più alto. Costruzione 4, no, costruzione 3. Camacho su. E va magna. Skill bassa. Mi sembra quanto strano. Quindi siamo senza sedie. Non si può fare. Se si può fare tavolino. Scusa, si può fare tavolino degli scacchi, ma no la sedia. Non va a capire se. C'è sinceramente non l'ho capito. Secondo me ho una mod che ho messo che dà fastidio a sta cosa. Che problemi di costruire sedie non ce l'ho mai pure. Poi vabbè, c'hanno la skill per la costruzione, c'hanno i punti bassi. Scusa, poi me lo dovrebbe dire. Non ho nella scheda richiesta. Ma scusa. Perché per la molto probabilmente vuole 4. 4. Ma scusa, io dico una cosa. Se vuole 4 per quello, allora anche per il letto, no? Il letto non gli frega. La scacchiera dovrebbe essere più complicata, no? Abbiamo anche questo specie di lo svilupperemo, Svago non vuole questo 6, e allora perché vuole 4 di... non si può costruire serie adesso. Mannaggia situazionaccio, che vuole 4 punti di schiena. Ragazzi, ho cucinato. Questo dorme fino a mezzanotte. E poi a mezzanotte, guarda che ore sono, ritorna sotto le coperte. Se te fa invece di consumarlo, ecco, brava. Quindi, mo. Questo è pronto. Questo è pronto. Si può tagliare. Questo no e questo no. Tanto tagliate gli alberi, che tanto ci servono all'infinito gli alberi. Poi qui ho deposito tranne il cibo. Manufatti, cos'è che non ci vanno?
Ah, le medicine, ok. E di corpi di animale, che di resto le pellicce qua, la pelle quando non c'hanno voglia, un camo, bravo, dagliene una di queste qui, invece dai un posto semplice. Dove vai? Allora, qua dobbiamo pulire, appena finito di cucinare gli faccio pulire. E poi aspettiamo che sviluppano un punto di skill per fare sede. Sviluppano. Cos'è? Carota? Sì, perché avevo fatto una piantagione di carote, ma ci va troppo tempo. Anche il cotone, ma però l'ho levato praticamente. Per ora teniamo questi tre base. E questo è di radice curativa, ma non hanno le competenze necessarie. Pure questo falli fuori. Ok, un gruppo di viaggiatori, boh, vediamo se posso vendere un cavallo, bello, che non l'ho mai visto i cavalli, belli, cavallo piacerebbe, poi penso che si possono pure montare, oppure c'è una moda per montarli, sono sicuro. Vabbè, mo' il cibo un pochino di più ce l'abbiamo. Spero che non vada in vacca il cibo. Dai, ho lasciato i turni liberi e piano piano si sta riprendendo molto lentamente. Lui almeno c'ha la costruzione alta, fammi un po' vedere. Speriamo che non faccia, che non scappi, che non faccia casino. Sembra tante razioni, ma in realtà in una giornata li fanno fuori. Patate cos'è? No, riso è buono, riso e carne di cinghiale. Poi la carne di cinghiale la fai come la fai, è sempre buona. Salsicce di cinghiale. Risotto di cinghiale esiste, non lo so. Stufato di cinghiale. Grigliata di cinghiale. Cinghiale arrosto, cinghiale bollito. Cinghiale a fette. Pelo di cinghiale, buono, il pelo di cinghiale è buono. Sto vaneggiando. L'hanno coltivato tutto? Hanno preso tutto? Sì, ok. Allora, ragazzi, direi che per il momento ci fermiamo qua e io poi lo porterò avanti ogni tanto. Magari ogni tanto lo giocherò off camera, ogni tanto lo porterò in live. Per quanto riguarda il server di Minecraft, vediamo come fare, dovremmo fare un modpack nuovo, un pochino magari sicuramente migliorato perché quello che c'è adesso ha dato un po' di problemi. E quindi niente, quando sarà pronto, senza troppa fretta, perché poi dopo se lo facciamo con fretta ci ritroviamo i problemi, quindi magari lo facciamo con calma, tanto a breve riprenderemo con Minecraft e noi ci vediamo domani, sempre con calma, festa da bambina, sempre al solito orario. E niente ragazzi, grazie per la compagnia, domani ciao a tutti, io salvo qui un attimino, fatemi salvare.
Mettiamo coalizione Amen, intanto me la ricordo perché mo ricordo. Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti.